Ciao a tutti ragazzi da Zebra. Napoli-Juventus, Napoli-Juventus. Non voglio fare un paragone, ma andiamo ad analizzare giocatori più o meno con perché si trova lì in Napoli e perché noi siamo sotto. A parte escludendo che non abbiamo gioco, escludendo che non abbiamo allenatore, escludendo che non abbiamo società, quindi una confusione generale, quindi psicologico, a livello psicologico abbattuti, ok? Ma secondo me ci sono giocatori che attualmente il Napoli ha più forti rispetto alla Juventus e sono tanti anche, e sono tanti. Prendiamo Meret, Szczęsny, ok, forse lì possiamo stare tranquilli entrambe, però attualmente Meret sta parando il mondo, sta parando il mondo. Ah, prima di continuare ragazzi, iscrivetevi al canale, riempite mi piace questo video perché sarà interessante. Un altro mondo. Meret ora sta parlando di tutto rispetto a Szczęsny. Szczęsny sta tecnicamente, nello fisico e psicologico, sta proprio messo, ucciso. Forse è Perin. Perin sì, Perin tutta la vita. Per come sta Perin rispetto a Szczęsny. Cioè, forse sceglierei più Perin che Szczęsny. Però attualmente il titolare è lui e io giudico lui. Perin, Meret, preferisco Meret. Difesa, ragazzi, un'altra storia. A parte Bremer. Poco Bonucci, il resto finito, abbiamo finito. Sulle fasce di Lorenzo e Maria Rui, noi abbiamo De Sciglio e Alexandro, raga, De Sciglio e Alexandro. Che tutti noi juventini, nessuno che mi dica di no perché sei un disonesto, abbiamo sempre detto che fanno cagare di Lorenzo, un sinistro della nazionale italiana, destro volevo dire. Terzino, sì, difensore esterno. Ragazzi, non c'è proprio paragone con De Sciglio. Maria Rui quest'anno, mostro, un mostro su quella fascia. Attacca e difende come un malato. E noi abbiamo Alexandro, ragazzi, che l'unica cosa che sa fare è passarla dietro. È l'unica cosa che sa fare. E da detto di tutti è scarso e da parte mia è scarso, è scarso. Bonucci poco è l'unico che posso salvare, vero difensore è Bremer, vero difensore. Poi il contesto di gioco non c'è, quindi non possono esaltare le caratteristiche di ogni giocatore della Juventus, è vero. Però attualmente Napoli merita di stare là proprio per questi motivi. Napoli ha giocatori superiori alla Juventus, punto, bisogna ammetterlo, bisogna ammetterlo. A livello di centrocampo, Lobotka, cioè io prenderei Lobotka. Dembélé, Demme, Anguissa, raga, Anguissa, mamma mia. Ma vedere giocare Lobotka e Anguissa, ragazzi, al centrocampo del Napoli, bello, bello da vedere, perché i difensori che ha il Napoli riescono a giocare. Kim, Østigard, Rahmani. E chi, non, mi, non lo so, si sto dimenticando qualcuno. Comunque, sono difensori che rispetto a quelli che abbiamo noi, che sanno giocare a pallone, ragazzi, sanno smistare, quindi riescono con gli esterni, riescono a gestire bene il pallone e uscire con qualità. La cosa fondamentale quando tu affronti una squadra forte di qualità. Vi ricordate con Liverpool la velocità di gioco? Io mi ricordo la partita del Liverpool, ma anche con lo stesso Ajax, la velocità di uscire dall'area di rigore giocando a pallone subito sugli esterni e andando sugli esterni. Poi abbiamo il centrocampo, abbiamo detto che è una cosa. Lobotka a me piace da morire. Zielinski, vabbè, volevo dire Zielinski, ho detto Zielinski, si avvicina, scusate, Zielinski, cioè, ma stiamo scherzando? Giocatore di centrocampo di sostanza e qualità, sostanza e qualità. Noi abbiamo Locatelli, Rabiot. Rabiot, forse poco Rabiot quest'anno, ma poco, ma non lo voglio, non mi piace proprio. E chi abbiamo? Paredes come trequartista. Anche Locatelli è un trequartista, però l'ha fatto passare quel invertebrato come trequartista, ma non è trequartista. La qualità del centrocampo a Juve. Pogba a parte perché è infortunato, ragazzi, eh? È scarso. Quella del Napoli è superiore. 4.000 volte superiore a quella del Napoli. Quella della Juve è giù, è proprio scarso in tutti i sensi, fisico, tecnico, mentale, scarso, scarso, scarso.
Perché un motivo ci sarà perché loro stanno su e noi siamo giù. Un motivo ci sarà. E quel centrocampo è forte, è forte. Quindi ogni reparto rispetto al nostro hanno punti forti loro. Hanno dei giocatori forti loro, attualmente. Parlo attualmente. Poi andiamo sui terzini esterni ed attacco. Noi abbiamo Chiesa, che è un signor giocatore, però purtroppo è infortunato. Ma il Giorgiano ne vale 5-6 di noi, raga. 5-6 come salta l'uomo. Ah, chi c'è di noi che salta l'uomo? Ditemi chi c'è di noi che salta l'uomo. Nessuno, nessuno. Il Giorgiano. Va, vola. Il Giorgiano vola. Vola Giorgiano. E poi andiamo, tutti gli attaccanti esterni. È pieno di attaccanti. Raspadori. Osimhen. Ma andiamo. Chi altro? Chi c'è? Vediamo chi c'è. Giovanni Simeone, Lozano, tutti piccolini che giocano a pallone velocemente, ragazzi. Velocemente. Quindi con tutto quello che hanno dietro, che hanno qualità, sostanza, fisicità, e poi davanti quelle punte veloci, tranne Osimhen che è la punta centrale, forse quella più atipica, quindi il numero 9, quello più alto, però è tecnico, anche tecnico, è completo, e noi abbiamo Kostic da verificare, e chi abbiamo altro? Kane, Vlahovic e Milik. Io salverei Milik, che nessuno deve dirmi che è stato quello che è venuto più sottotono e alla fine si è rivelato il migliore. Poi Vlahovic, che è stato distrutto dal gioco di Allegri, totalmente distrutto dal gioco di Allegri, quindi salverei Vlahovic. Kostic lo voglio salvare perché secondo me deve entrare in un contesto diverso rispetto a come è entrato. Poi, che abbiamo? Poi, chi abbiamo noi? Chi abbiamo? Ken, ragazzi, Ken, con Ken, vogliamo andare avanti con Ken? E loro hanno Raspadori? Lozano? No, ditemi. Simeone? Devo andare avanti? Gente che nei piedi ha i gol. Come Lozano, piccolino, da mettere sul secondo palo all'Ajax. L'avete vista la partita? Ragazzi, più o meno fa. Poi abbiamo fuori Chiesa. Però bisogna vedere come torneranno. Un Pogba. Bisogna vedere come tornerà. La Juventus, l'unica cosa attenuante che non ha più un allenatore, è una società. Questi sono degli attenuanti della Juventus. Però, in sostanza, in generale, la rosa attualmente del Napoli è superiore a quella della Juventus. Se non sei d'accordo con me, commenta giù. Dimmi qual è, se le differenze dove sono eventualmente e cosa ho sbagliato. Per me è così. Per te, iscriviti al canale e fammi sapere.